Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Oggi ci occupiamo di Federico II, il grande imperatore accusato di essere un satanista e un anticristo. L'accusa di essere in combutta con Satana è ricaduta nei secoli su moltissimi nemici e critici della Chiesa. L'arma per diffondere questa credenza è sempre stata il confezionamento di fake news. Alcuni personaggi, particolarmente importanti, sono stati addirittura accusati di essere l'anticristo, e uno fra questi è il celeberrimo Federico II. La corte dello Stupor Mundi fu più di un centro di potere, cuore di un profondo rinnovamento culturale, fu l'humus dal quale si generò la letteratura italiana e un importantissimo polo attrattivo per studiosi, artisti, edotti, cristiani e non. Federico era nato in una posizione privilegiatissima, ma al contempo scomodissima dalla potente Costanza d'Altavilla e dall'imperatore Enrico VI. Il Barbarossa era suo nonno. Quando sua madre era morta nell'autunno del 1198, Federico era stato affidato per essere cresciuto, educato e protetto allo stesso pontefice, che allora era Innocenzo III. Dopo alterne vicende per una serie di complesse e intricate ragioni di politica internazionale, nel dicembre del 1212 Federico, che aveva promesso al Papa di tenere separato il potere imperiale dalla corona di Sicilia, era stato incoronato imperatore. I problemi più consistenti per Federico iniziarono però dopo la morte di Innocenzo e l'ascesa al potere di Papa Onorio III nel 1216. Sarà proprio Onorio a incoronare l'imperatore Federico nel 1220 in San Pietro, a Roma, ma al contempo a incalzarlo con la richiesta di organizzare una grande crociata. Federico non aveva alcuna intenzione di impegnarsi veramente in una simile impresa, assorbito com'era dalla sistemazione del regno e dal tentativo di unirlo all'impero, estendendo così il potere imperiale alla penisola. La sua politica di deciso accentramento del potere, l'ingerenza nelle elezioni dei vescovi, la volontà di venir meno alle sue precedenti promesse e creare un'asse compatta con l'impero gli inimicarono definitivamente il potere papale. In un'epoca che di fatto era segnata dalle profonde rivalità fra questi due soli universali, il Papa e l'Imperatore, tale ostilità si era risolta in una minaccia di scomunica. Non si trattava di una cosa da poco, specialmente a quel tempo. La scomunica affonda le sue radici nel Vangelo e si configura come l'esclusione dalla comunione con Cristo e la conseguente esclusione dalla comunità dei fedeli, da coloro che potranno godere della salvezza. Questo marchio gravissimo, quando lanciato su chi deteneva il potere, implicava un'autorizzazione alla disobbedienza. Per questo si trattava di una risorsa piuttosto efficace. Ad esempio, nel corso del conflitto con Gregorio VII, l'imperatore Enrico IV, minacciato di scomunica, era stato costretto a fronteggiare una violenta insurrezione e quindi a chiedere il perdono del Papa, rimanendo in ginocchio per 3 giorni e 3 notti presso il castello della Mediatrice, la potentissima contessa Matilde di Canossa. Da qui il detto fare canossa per indicare l'atto di scusarsi con estrema umiltà. Dunque, per evitare la scomunica, Federico si era impegnato in una crociata, tanto per il modo di condurre la guerra per via eminentemente diplomatica, che per il realizzarsi di altre vicende legate alla gestione delicatissima di questi giochi di potere. Il problema della scomunica però non era rientrato. Anzi, per confermarlo, il nuovo Papa, Innocenzo IV, che era stato eletto nel 1243, aveva deciso di indire un concilio, il celeberrimo Concilio di Lione. Ma perché Lione? Perché la Francia?
Beh, un anno prima dell'apertura ufficiale, nel 1244, c'era stato un estremo tentativo di riappacificazione. Il Papa si era messo in viaggio verso Narni per incontrare Federico, che però gli aveva teso una trappola. Per sfuggire alle trame, Innocenzo era quindi riuscito a raggiungere prima Genova e poi Lione. Dunque il concilio si era aperto nel 1245 proprio lì, per discutere non solo della posizione di Federico e del ruolo dell'imperatore, ma anche di altri temi politici, ma anche teologici, come ad esempio le eresie. Per scaldare ulteriormente il clima durante il concilio che avrebbe scomunicato Federico, il cardinale Rainiero da Viterbo si adoperò affinché circolassero una serie di scritti che indicavano Federico come satanista eretico e addirittura come anticristo. L'operazione era naturalmente appoggiata dal pontefice, considerato poi che il terreno per la ricezione di una simile fake news era già stato ampiamente preparato da Gregorio IX, che nel 1239 così si era espresso circa Federico in uno scritto indirizzato a tutta la cristianità. Sale dal mare una bestia piena di nomi blasfemi, la quale, infierendo con zampe d'orso e con fauci di leone e nelle altre membra con forma di leopardo, apre la bocca per oltraggiare il nome divino e non smette di assalire con simili dardi né il tabernacolo di Dio né i santi che abitano nei cieli. La descrizione è naturalmente ispirata a quella della bestia contenuta nell'Apocalisse. Vedi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. E gli uomini adorarono il drago, perché avevano dato il potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo: alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli. L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. Apocalisse 13:1-8. Le parole di Gregorio IX e le successive operazioni antiimperiali di Innocenzo IV e dei suoi cardinali ebbero un effetto notevole. Federico II è di fatto il primo uomo di potere a essere ufficialmente accusato di essere un satanista, un anticristo. E diverse furono addirittura le testimonianze della visione del nemico di Dio con le sembianze dell'imperatore. Infatti, Innocenzo IV aveva addirittura sostenuto che Federico aveva affermato che Gesù era un impostore e che poi si era dichiarato preambulus anticristi. Del resto, Federico era un po' un caso strano. Sua madre aveva un'età abbastanza avanzata per l'epoca quando l'aveva partorito, pubblicamente fra parentesi per smentire le voci che negavano la sua gravidanza. E lui stesso aveva definito Betlemme il luogo in cui era venuto al mondo. L'accusa della Chiesa, del resto, non cadeva dal nulla, anche perché l'idea che l'anticristo proprio in quel periodo potesse arrivare, qualcuno lo pensava già da un po'. Poco prima, infatti, un teologo molto famoso, Gioacchino da Fiore, aveva proposto un calcolo sulla base del quale l'avvento dell'età dell'anticristo coincideva proprio con la nascita di Federico. Gioacchino, che si considerava un ispirato interprete della concordia fra le scritture, aveva elaborato un modello ternario del tempo umano, modellato sulla Trinità di Dio. Come c'era stato il tempo del Padre e quindi del Figlio, ci sarebbe stata, secondo Gioacchino da Fiore, l'età dello Spirito Santo. Ora, proprio nel passaggio fra la seconda e la terza età, cioè presso l'ingresso dello Spirito Santo, per Gioacchino si sarebbe manifestato l'Anticristo e, considerata la data di nascita di Gioacchino, egli si era convinto che l'anticristo era già nato e come riconoscerlo? Beh, sarebbe stato un uomo potente e carismatico, non ebreo ma cristiano.
A illustrare il pensiero di Gioacchino c'è anche uno splendido codice miniato, il Liber Figurarum, che presentava un'immagine del drago dell'Apocalisse, le cui teste erano identificate con i grandi persecutori della fede, da Erode a Saladino. Fra tutte, la settima indicava un grande persecutore futuro, che sarebbe stato identificato con Federico II. In un'altra opera, sempre attribuita a Gioacchino da Fiore, Le Premissiones, la quinta testa è riferita a quello che è stato identificato con Enrico II e la settima con Federico. Peraltro, molti erano i testi più o meno falsamente attribuiti alla cerchia di Gioacchino da Fiore, che si muovevano sullo stesso andazzo e che quindi potevano facilmente essere impiegati a scopo denigratorio nei confronti dell'istituzione imperiale. Per esempio, nel Super Esiam è evidente nuovamente la volontà di mettere in guardia le generazioni da tutta la dinastia Sveva, cioè da tutta la famiglia da cui discendeva Federico II. Un altro personaggio, Fra Salimbene da Parma, nel suo ritratto ricalca comunque la propaganda ecclesiastica, definendolo come un non amante di Dio e della sua stessa anima, un uomo di valore ma morto dannato per aver voluto distruggere la Chiesa. Federico, poi si diceva, si dedicasse a mostruosi esperimenti. Ora, era certamente vero che Federico era tanto un generoso mecenate quanto un poliedrico pensatore, animato da curiosità e amore per l'indagine empirica, ma può tale dedizione alla conoscenza aver spinto veramente lo stupor mundi a fare cose orrende come quelle che nuovamente testimonia Fra Salimbene? La seconda sua stranezza fu di voler scoprire che lingua e quale idioma avessero i bambini nel crescere se non parlavano con nessuno. E perciò diede ordine alle balie e alle nutrici di dare sì il latte agli infanti e di far loro il bagno e tenerli netti e puliti, ma che non li vezzeggiassero in nessun modo e stessero sempre mute e silenziose. Tuttavia si affaticava invano, gli infanti morivano tutti. E ancora, Federico avrebbe chiuso un uomo in una botte per appurare se alla morte la sua anima sarebbe volata via dal corpo. Salimbene era un francescano e i frati minori furono campioni nel diffondere in tutta l'Europa l'immagine malvagia di Federico II, in cui si era realizzata l'immagine ipotizzata, anzi profetizzata, da Gioacchino da Fiore. Raniero da Viterbo pure contribuì a far circolare diversi scritti propagandistici antiimperiali. Anche lui era legato agli ambienti monastici, ispirati da queste dottrine. Dunque, da un lato la profonda influenza esercitata al tempo dalle teorie di Gioacchino e dall'altra la necessità di distruggere la reputazione di Federico furono le due motivazioni alla base delle fake news costruite per convincere la cristianità che Federico fosse un adoratore di Satana, anzi lo stesso Anticristo. Accusa questa che sarà dura a morire, anche perché Federico fu tanto amato quanto odiato, eretico e salvatore, anticristo e strumento divino. Lo stesso imperatore, che come abbiamo accennato aveva battezzato la sua città natale una Betlemme, si difendeva naturalmente da queste accuse, non solo smettendole, ma presentandosi così, come garante dell'ordine stabilito da Dio e principe della pace. Poi evidenziò i veri scopi politici del pontefice, chiamandolo fariseo. Inoltre denunciò l'avidità di denaro del papato e la sua sete di potere e infine, ricorrendo alla stessa profezia di Giovanni, accusò il papa di essere lui la vera bestia apocalittica. Chiudiamo con una interessante citazione da Potestà infedericiana sotto la voce profetismo. L'allestimento di testi profetici rappresentò un motivo fondamentale di propaganda nel conflitto che oppose Federico II al papato.
Nel culto imperiale promosso dall'imperatore e dalle cerchie a lui devote, non è facile distinguere tra profetismo e messianismo. La commistione dei due piani è evidente nel rilievo del pulpito della cattedrale di Bitonto. Federico vi si trova inserito lungo una discendenza che, procedendo dal Barbarossa attraverso Enrico VI, produce l'ultimo suo virgulto nel figlio Corrado. L'albero genealogico riprende il motivo veterotestamentario dell'albero di Gesse, originariamente riferito dal profeta Isaia alla stirpe davidica del Messia. Bene, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questo video dedicato a Federico II e alle fake news del suo tempo. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare, iscrivetevi, condividete, commentate. Se volete offrirci un caffè o farci una donazione per supportarci, trovate tutte le informazioni e il link nel box informazioni. Grazie, alla prossima. Ciao!